Questo programma è offerto da Fidelity International. Bentrovati su Blue Reading News, ecco le principali notizie della giornata. Polizia auto, mini stangata a gennaio. La Fed dà sprint al dollaro. Dazi, trattativa per la pace tra USA e Cina. Consulenti, sentenza storica della Cassazione. Risparmio gestito, ETF in crescita, fondi comuni in calo. Un altro anno da record per Vanguard. Cattive notizie per molti automobilisti italiani. Secondo un'indagine del portale facile.it, più di 1 milione di guidatori subiranno un peggioramento della propria classe di merito, dovendo affrontare un aumento del costo assicurativo con un rincaro di oltre il 3% solo a gennaio. Per contrastare il fenomeno, una scappatoia potrebbe essere quella delle polizze con scatola nera, ovvero contratti che prevedono l'installazione di un sistema tecnologico capace di tracciare le dinamiche degli incidenti stradali. Ricorrere alla black box, che secondo gli operatori di settore abbraccerà il 30% del mercato entro il 2020, permetterebbe infatti di risparmiare fino al 25% sulla tariffa base. Bandiera bianca tra Powell e i mercati dopo che il presidente ha fatto sapere che la banca centrale statunitense è pronta a rivedere le proprie politiche monetarie per l'anno in corso. Complici da un lato la conferma che una delegazione americana sarà a Pechino per riprendere le trattative commerciali tra USA e Cina, dall'altro un rapporto sull'occupazione americana che ha archiviato il suo migliore anno dal 2015. Uno scenario che, se nei giorni scorsi ha portato il cambio euro-dollaro a chiudere le contrattazioni a 1,14, ha confermato anche l'alta volatilità sulla sterlina con cambio a 1,27 pound dollaro. Secondo quanto confermato dal presidente della Federal Reserve, nel 2019 la Fed potrebbe alzare solo una volta, o non alzarlo affatto, il costo del denaro. A Pechino sono ripresi i negoziati tra Stati Uniti e Cina per un accordo commerciale. Donald Trump si è detto fiducioso e i mercati sperano, almeno quanto lui, nella buona riuscita dei colloqui, circostanza che sventerebbe una guerra commerciale ancora più aspra tra le due principali economie del mondo. Nella capitale cinese è arrivata la delegazione statunitense guidata dal vice rappresentante per il commercio e funzionari dell'agricoltura, dell'energia e del tesoro per incontrare la controparte cinese. C'è tempo per chiudere un nuovo trattato fino al 2 marzo, termine che il presidente USA Donald Trump e quello cinese Xi Jinping hanno concordato a Buenos Aires a margine del G20. Un fallimento comporterebbe una nuova ondata di tariffe sui restanti 267 miliardi di dollari di prodotti cinesi. Mossa alla quale Pechino non starebbe a guardare, con un effetto disastroso per l'economia mondiale. Dalla Corte di Cassazione arriva una sentenza importante per il mondo della consulenza finanziaria. Una pronuncia del 14 dicembre scorso, infatti, restringe la possibilità per gli stessi intermediari di evitare la responsabilità in solido per i comportamenti illeciti dei financial advisor. La Suprema Corte ha stabilito che, per esonerare da responsabilità in solido l'intermediario, non è sufficiente che l'investitore sia consapevole che il suo consulente abbia messo in atto comportamenti illeciti. Occorre anche che i rapporti tra lo stesso consulente e i clienti presentino anomalie, se non connivenza o collusione, per eludere la legge. In questa prospettiva grava sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del consulente finanziario, mentre spetta all'intermediario l'onere di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore. Il 2018 è stato un anno complicato per il risparmio gestito, ma mentre i fondi comuni hanno conosciuto un calo vistoso, gli ETF hanno guadagnato terreno. Secondo i dati diffusi dalla società di ricerca Refinitiv, nel mese di novembre la raccolta è stata negativa per 42,6 miliardi di euro. Da inizio anno il saldo è in rosso per 62,3 miliardi di euro. Gli ETF, invece, hanno registrato un andamento di controtendenza con una raccolta netta positiva per 700
500 milioni a ottobre e 3,9 miliardi in novembre. Per il futuro, secondo l'analisi del sito web di Milano Finanza, i fondi che non hanno raggiunto una massa critica adeguata potrebbero essere chiusi o fusi con altri fondi. Per quanto riguarda gli ETF, invece, è attesa una nuova espansione favorita dalle nuove norme sulla trasparenza dei costi che rendono questi prodotti più competitivi. La società di gestione statunitense Vanguard conosce un altro anno di raccolta da capogiro. Per il settimo anno consecutivo si conferma il gestore che si espande di più al mondo, nonostante l'andamento negativo dei mercati. I dati rilasciati dal gruppo parlano di una raccolta netta di 232 miliardi di dollari in 12 mesi. Numeri importanti, nonostante la frenata del 38% rispetto al record di 371 miliardi ottenuto nel 2017. La stessa BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, ha registrato una raccolta netta di 73 miliardi nei primi 9 mesi del 2018, in ritardo rispetto a Vanguard. Inoltre, gli analisti si aspettano che BlackRock registrerà un quarto trimestre deludente a causa delle volatili condizioni di mercato. Il consiglio del giorno, offerto da finanzaoperativa.com, è Gedi. In dicembre, la società ha riacquistato 25.000 azioni proprie a un prezzo medio di 0,34 euro per Mediobanca e outperform sul titolo con target a 0,54 euro. Ecco la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. Al primo posto un prodotto di Triad Needle con più 6,58%, ultima posizione invece per Raiffeisen Technology Aktien con meno 4,59%. Anche oggi dalla redazione di Blue Rating è tutto, a voi l'augurio di un buon investimento. Questo programma è offerto da Fidelity International. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com